Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Ne approfitto per ricordare che, come pubblicato sul nostro sito, saremo a Verona e Padova, rispettivamente il 19 giovedì e 20 marzo venerdì. Quindi, tra poco avremo modo di incontrarci di nuovo. Siamo stati a Roma, Bologna il mese scorso e ora saremo a brevissimo a Verona e Padova, rispettivamente. Quindi, potete iscrivervi tranquillamente dal nostro sito, direttamente dall'home page, cliccando su Saperne di più oppure cliccando su Assistenza Corsi Gratuiti. Vedrete il programma completo, parleremo di Grid, che è un sistema di trading automatico, poi comunque sempre un ottimo motivo anche per incontrarsi, fa decisamente sempre piacere, sono momenti che danno anche la possibilità di dare un volto ad una voce, magari ci sentiamo più alto al telefono, quindi anche piacevole incontrarsi di persona. Ok, oggi sapete ha parlato Mario Draghi, Dorodollo è nuovamente sceso, anzi dato che ci siamo in tema di analisi, vi ricordo in alto a destra sui aggiornamenti analisi sul nostro sito c'è la possibilità di accedere a tutti i commenti, tra l'altro breve nel nostro percorso formativo parleremo anche di questa novità che è Scorer, che è un software di analisi quantitativa fornito direttamente da Swissquote e dà la possibilità di avere diverse day trading durante la giornata, quindi a breve organizzeremo anche un evento online per approfondire la conoscenza di questo fantastico strumento. Comunque quello che stavo dicendo, cliccando su aggiornamenti analisi, avete la possibilità di, lasciando qua il vostro indirizzo mail, qua in alto a destra, di accedere a tutte le nostre analisi che sono il Daily Flash Snapshot che viene rilasciato alle 9.30, alle 10, in grosso modo dipende anche dalla traduzione, però diciamo verso le 10 o un po' prima, e alle 12 il Daily Market Brief. Oggi ovviamente si è parlato molto della tesa per Mario Draghi, poi dell'intervento di Mario Draghi direttamente. Bene, il tema di oggi invece è il discorso dei pattern. Mughino mi dice, ma Firenze mai? Beh, siamo appena stati a Bologna, dai, tutto sommato è abbastanza vicino, ecco, quindi bisogna anche un po' organizzarsi per fare parte. È normale che vorremmo fare un tour completo dell'Italia, ma è impossibile, quindi si approfitta ovviamente dell'evento online, ma è anche giusto organizzare più eventi fisici. Abbiamo fatto Roma e Bologna, che sono abbastanza centrali, ora andiamo verso il nord-est, però è piacevole anche poi vedere che persone, giustamente anche per incontrarci o per seguire il seminario, si muovono, quindi fate questo piccolo sacrificio, capite che è impossibile essere ovunque, quindi dobbiamo scegliere delle città. Bene, allora, in basso a destra nel nostro sito c'è la possibilità di accedere al nostro canale YouTube, quindi avete i vari social media, avete Twitter, avete YouTube, cliccando qua a destra accedete direttamente al nostro canale YouTube che vedete direttamente dal sito, quindi qua cliccando in basso a destra avete l'accesso direttamente al nostro canale YouTube, è stato messo davvero molto in ordine, c'è la possibilità di accedere a tutte le playlist che sono state create, quindi ci sono i vari video didattici, che direi che sono i video base, quindi ad esempio chi volesse approcciarsi al Forex o ai CFD può tranquillamente cliccare su video didattici e poi vedete c'è ad esempio un seminario base come questo sulle valute, oppure si inizia a parlare di trend, comunque vedete tutti i titoli qua poi a destra, quindi grosso modo i seminari durano circa 60 minuti, poi su YouTube è normale che avete anche modo di riprendere il video da dove l'avete lasciato. Il più recente, questo è sulle correlazioni, un seminario base sulle correlazioni, e poi invece sulla parte degli indicatori, tra l'altro quello di oggi anche sarà messo qua perché oggi parliamo proprio di potenziali pattern di inversione, vedete abbiamo visto appena livelli ed estensioni di Fibonacci, applicazione pratica, media mobile degli oscillatori, super trend, eccetera, quindi si parla davvero un po' di tutto, questo, in particolare questa playlist è quella che contiene più seminari perché durante il nostro percorso formativo abbiamo visto proprio più volte approfondimenti su sia gli indicatori che ci sono da MetaTrader come le bande di Bollinger, le medie mobili, eccetera, ma anche altri indicatori che poi vengono rilasciati ai clienti di Swissquote come il super trend, i pivot points, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo è un discorso davvero molto interessante che potete approfondire e riapprofondire direttamente dal nostro canale Facebook, poi vedete ci sono anche sistemi di trading e diversi seminari, quindi anche a seconda delle vostre esigenze magari ci potete contattare e noi poi saremo in grado anche di indicarvi quali possono essere le registrazioni da rivedere più opportune per ogni singolo trader. Ok, questo può essere un discorso assolutamente importante e da sfruttare. Ok, bene, iniziamo quindi a vedere quali sono i principali indicatori.
andiamo direttamente sulla piattaforma, facciamo così, che è anche molto più pratico. Allora, quando faccio un seminario, poi molti mi chiedono come installare un indicatore. Quindi quello che dovete fare è file. Supponiamo che voi ricevete un indicatore via mail, oppure lo trovate su internet, oppure ve lo siete fatto programmare. Quindi ricevete il file, quindi o lo scaricate o vi arriva via mail, se lo chiedete a noi, ok? Quindi file, apri scheda data, poi la MetaTrader vi apre la cartella dove c'è installata MetaTrader, ok? Quindi cliccate su MQL4, poi cliccate su Expert se installate un Expert Advisor con un sistema di trading automatico, oppure come in questo caso indicatori. Ok? Poi supponiamo che voi fate il copia e incolla, magari l'avete ricevuto via mail, lo scaricate, eccetera, lo copiate, facciamo una prova, supponiamo di dover installare un indicatore, ora vado ad esempio a prendere Supertrend, voi cosa fate? Lo spostate direttamente nella vostra, in questa cartella, vabbè, poi se avete l'antivirus vi chiederà conferma, come avviene in questo caso, e vedete che in ordine alfabetico, scorrendo, andate a trovare il file, quindi eccolo qua. Perfetto. Poi andate a copiare tutti i file che volete. Ad esempio, vi faccio anche vedere questo. C'è un template che è stato già creato da noi, che ad esempio riporta le candele bianche, rosse, verdi, eccetera. Nel senso, vedete il grafico con lo sfondo bianco, quello lo potete fare direttamente dalla MetaTrader. Quindi quello che dovete fare è semplicemente importarlo qua dentro. Ok? Perfetto, quindi tutto molto semplice. Poi su questo, se avete ulteriori domande da fare, potete contattarci al numero verde 800 148 261. Però mi raccomando, l'utilizzo della piattaforma è spiegato ampiamente proprio nel nostro canale YouTube. C'è una playlist che contiene un video di 14 minuti che vi spiega le basi della piattaforma e un altro video che dura 90 minuti, era proprio la registrazione di un seminario online precedente, che invece vi va a spiegare completamente come utilizzare la piattaforma, come inserire gli ordini, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando di fare tesoro di questo materiale che mettiamo assolutamente a disposizione. Una domanda di Guido in chat: quali sono gli strumenti che offrite? Sono valute, materie prime, quindi gold e silver. Tra l'altro, questi sono gli strumenti che trovate in demo, quindi nel conto demo trovate esclusivamente valute e il gold e il silver in 7 valute diverse. Invece sul conto reale trovate anche i CFD, dovete fare tasto destro sulla vista del mercato, cliccare su mostra tutto e quindi sul vostro conto reale vedrete anche i CFD su indici azionari come il DAX, Standard & Poor's, Dow Jones, eccetera, e materie prime come il Brent, il gas, heating oil, che trovate qua sotto. Ok, sono questi. Mi raccomando, non sono quelli in grigio, che sono le scadenze precedenti, quelle di fatto non le potete più tradare, è un riferimento di prezzo rispetto alla scadenza precedente. Ok? Perfetto. Bene, detto questo, cosa fate? Quando voi chiudete e riaprite la piattaforma, vi trovate quegli indicatori che avete appena copiato. Ok, quindi li trovate, ad esempio, vedete, noi abbiamo fatto l'esempio con i super trend, lo trovate qua, abbiamo fatto l'esempio con l'impostazione del template, vedete, questo è quello che vi dicevo prima, con le candele bianche, e lo trovate qua. Bene, partiamo quindi con l'argomento di questa sera. L'argomento di questa sera è proprio il discorso dei pattern, quindi approfondiamo quali sono i pattern più semplici e più efficaci, quindi infatti pattern di prezzo e livelli orizzontali. Livelli orizzontali quali possono essere? Livelli orizzontali possono essere prima di tutto livelli di minimo o doppio minimo precedente, come appunto livelli di supporto dove il prezzo tende a reagire verso l'alto, o livelli di resistenza. Ok? Ad esempio, se dovessi evidenziare un livello di questo cos'è? Euro-dollaro 5 minuti, tra l'altro sta bucando anche area 1,10 in questo momento. Comunque vedete, quale può essere un livello di supporto in questo momento? Può essere sicuramente questo, l'ultimo livello di supporto che è stato rotto, 1,10,09, vedete questo livello testato 1, 2, 3 volte, ripreso anche in questo livello. Tra l'altro molto interessante perché proprio 10 minuti fa, 2 candele fa, proprio per il nostro seminario, l'euro-dollaro è andato a testare nuovamente questo livello, 1,10, vedete evidenziato con la linea rossa. La linea rossa che ho appena tracciato, la vedete qua in alto, linea orizzontale.
Così potete tracciare i vari livelli che volete, ad esempio questo è un livello di resistenza 1, 10 e 93. Un livello di supporto precedente era sicuramente questo, 1, 10, 44. Poi cosa ci dice l'analisi tecnica? Che un livello di supporto una volta rotto, in questo caso quindi al ribasso, diventa un livello di resistenza. Questo è un concetto importante che molti di voi conoscono, però attenzione perché poi questi concetti abbastanza semplici che molti conoscono vanno a formare dei concetti che vanno a, cioè, sono effettivamente davvero molto interessanti da approfondire perché sono effettivamente quelli che poi funzionano meglio il più delle volte. Ad esempio, vedremo un pattern di questo tipo durante il corso proprio di questo seminario, qua addirittura si è ripetuto 2 volte, che poi proprio in prossimità di un livello di resistenza, in questo caso, come abbiamo appena evidenziato, semplicemente tracciando una linea orizzontale su un minimo precedente, okay, può dare un importante segnale operativo al di là del time frame che viene utilizzato. Okay? Tra l'altro, proprio quello che sta avvenendo è davvero ancora interessante. Approfittiamo proprio di questo spunto dell'euro-dollaro per descriverlo meglio. Quindi siamo passati direttamente alla pratica senza fare lotteria, però è bello perché proprio l'euro-dollaro in questo momento lo sta offrendo, nel senso, vedete, questo è un livello di supporto che avevamo già tirato prima, testato più volte, ora evidenzio i livelli 1, 2, 3 volte toccato, poi la quarta volta ha ceduto completamente. Però attenzione perché cosa si è verificato? Si è verificato questa candela, che è una doji, una candela molto semplice da vedere sui grafici. È frequentemente la più efficace e ora sta nuovamente testando quel livello. Molte volte questo movimento poi è solo un test e poi da lì ripartirà nuovamente un ribasso delle quotazioni. Okay? Io tra l'altro poi, come vedremo anche nel corso del seminario di questa sera, considero la doji come di fatto è un pattern di potenziale inversione, però attenti proprio in questo caso perché è difficile prendere una posizione long su questi livelli, perché questo è un palese test di un livello di resistenza che era un livello di supporto che è stato bucato, quindi è molto probabile che da qui potrebbe ulteriormente partire un ribasso, quindi addirittura potremmo utilizzare questo livello di minimo della doji della candela precedente proprio per eventualmente avere una conferma di apertura di una posizione short. Quindi voi cosa fate? Aspettate il test di quel livello, vedete se. Attenzione perché questo è un orario dove poi l'euro-dollaro tendenzialmente va in fase laterale, ecco, quindi potrebbe anche verificarsi il fatto che le quotazioni oscilleranno nell'intorno di questo livello, senza poi bucare a ribasso quel livello che ho evidenziato prima, area 1,0984 per capirci, dove ho fatto la linea rossa più bassa, e potrebbe appunto non valerne la pena entrare. Ecco, per questo a mio avviso è sempre meglio aspettare una conferma, quindi da un pattern semplice come in questo caso, comunque pattern che adesso andiamo a spiegare. Mi è sparita la chat, ecco che la riposiziono qua. Togliamo. Dove si trova la matita che usi sulla MetaTrader 4? Mi chiede Giovanni, non è della MetaTrader 4, ma è del software che uso per condividere il grafico. Comunque nella MetaTrader 4, giusto perché lo dici, c'è scritto A e T che potete utilizzare questi due tool per scrivere. Ok? Claudio dice, i livelli preferisci tracciarli sulle chiusure? Ecco, questo guarda, è un discorso molto interessante. È un discorso molto interessante. Oppure sui massimi o minimi? Allora, io ti direi tendenzialmente, soprattutto quando tracci trend line, sui massimi e minimi, anzi sui time frame più lunghi, un accorgimento che spesso si fa è questo, andare sul daily e tracciare eventuali trend line sul grafico direttamente. Ora solo un secondo che mando un link velocemente per partecipare al seminario. Scusate, una cosa. Comunque la domanda è davvero molto interessante perché c'è una diatriba, diciamo, su questo. Allora, io quello che consiglio è nei time frame più lunghi assolutamente utilizzate le chiusure, però vediamo un po' di eccezioni proprio durante il webinar, ok?
perché ad esempio se utilizzate un pattern solo per conferma, un pattern come la Doge Lammer è proprio l'ombra che è interessante, quindi in quel caso per ingresso a mercato in posizione, quindi o entrate in mercato o entrate con un ordine stop, c'è per forza dovete aspettare la rottura del minimo, quindi dell'ombra, ok? Non della chiusura. Perfetto. Allora, andiamo a vedere quali sono i pattern, quindi più semplici da utilizzare e più efficaci. Allora, tutti sapete, però è sempre bene ribadirlo, perché poi non tutti, dipende, sapete, quando faccio un seminario ci sono circa 70 persone collegate come media, quindi dipende, magari molti hanno già seguito alcuni seminari, alcuni magari no, e quindi è meglio ripetere alcuni concetti base. Le indicazioni importanti che ci dà una candela giapponese, una candlestick, sono 4, o meglio vi dirò 5, perché sono direttamente il livello di minimo e il livello di massimo, che sono le ombre, e il livello di apertura e chiusura che rappresentano il corpo della candela. Poi se la candela è rialzista, quindi la chiusura è superiore all'apertura, si va a indicare la candela di colore verde tendenzialmente. Anzi, nella MetaTrader, quando l'aprite la MetaTrader, sapete che ha questo sfondo nero, trovate la candela verde, il corpo poi di conseguenza è vuoto e si trova lo sfondo nero. La candela invece bianca nella MetaTrader è quella ribassista. Quello che vi consiglio da fare, e tendenzialmente la maggior parte fanno, è poi quello di crearsi un layout. Un po' tutti siamo abituati a utilizzare lo sfondo bianco con le candele rialzisti verdi, le candele ribassiste rosse. Basta che cliccate su grafico, tasto destro, cliccate su proprietà e poi vi modificate i colori, quindi mettete candela toro, quindi candela rialzista verde, e candela orso, andate a selezionare uno dei vari colori rossi che ci sono qua. Ok? Se no, vabbè, chi comunque sta davanti al monitor per molto tempo invece preferisce avere uno sfondo nero perché gli occhi così riposano di più, ma queste sono scelte che ognuno di noi può fare. Comunque possono anche venire creati diversi template. L'importante è che una volta che ve lo create, cliccate qua in alto a destra, cliccate su salva formato, così vi rimane poi sempre, senza che ogni volta dovete ricrearlo. Ad esempio, vedete, l'ho chiamato white, bianco, me lo sono salvato. Poi se volessi ripassare da un template all'altro, ci sono anche dei template preimpostati dalla MetaTrader stessa, basta andare a cliccare direttamente sul nome del template fornito. Ok? Davvero molto semplice ed efficace, direi anche. Bene, allora torniamo alle slide. Anzi, quindi, qual è la quinta indicazione che ci dà direttamente una candela, una candlestick, una candela giapponese, come la volete chiamare? Un'indicazione ovviamente anche di volatilità, perché maggiore la distanza tra massimo e minimo, maggiore sarà la volatilità di quella candela. Poi ci sono diversi modi per misurare la volatilità, ci mancherebbe, le deviazioni standard. Il metodo migliore, a mio avviso, più semplice, ma anche più efficace in tutte le piattaforme, c'è questo indicatore, che si chiama ATR, Average True Range. Lo vedete qua, navigatore, indicatori, e andate poi a selezionare in ordine alfabetico ATR, lo importate, o fate doppio clic la stessa cosa, lasciate tranquillamente 14 periodi, ovvero le ultime 14 candele, periodo di osservazione, e praticamente l'ATR vi restituisce la volatilità media dell'escursione dei prezzi, ovvero la distanza media che c'è tra il massimo e il minimo di ogni singola candela. Infatti, vedete, è ovvio che sia così. L'ATR, vedete, in questo caso siamo su un grafico giornaliero, ci dice che in questo periodo l'euro-dollaro si muoveva con una media di 156 pips al giorno, cioè la distanza media tra massimo e minimo di quelle sedute. Però dov'è che avveniva questo? Vedete, dove effettivamente la distanza tra massimo e minimo era più marcata, più alta. Quindi vedete, effettivamente le candele giapponesi ci danno quattro indicazioni dirette, che sono il livello di massimo e minimo, il livello di apertura e chiusura della singola sessione di quella candela, di quell'ora se avete una candela oraria, di quel minuto se avete una candela un minuto, di quel giorno se avete una candela al giorno. Però vi dà una quinta indicazione indiretta, che è proprio la volatilità di questo periodo. Quindi, a vostro avviso,
Mi hai detto veramente le indicazioni sono 6 in chat, poi dimmi l'altra, per carità ci mancherebbe. Quindi a vostro avviso in questo momento com'è la volatilità sull'euro-dollaro? Più bassa, più alta rispetto alla sua media? Anzi, dato che abbiamo fatto questa domanda, zoomiamo un po' così si può vedere un periodo temporale più lungo? Media, Giovanni mi dice media. Beh, siamo effettivamente, almeno nel periodo di osservazione, questo per capirci è un grafico daily, perché qua c'è scritto D1 che vuol dire daily, quindi grafico giornaliero, dove ogni candela rappresenta un giorno, quindi dalle 23 alle 23 italiane nel mercato Forex. Sapete che il Forex di fatto chiude solo il venerdì sera e riapre poi la domenica sera, però come riferimento per tracciare una candela su un grafico si prendono le 5 del pomeriggio di New York, che in Italia per 50 settimane su 52 all'anno, no, 48 settimane su 52 all'anno, per un discorso di ora legale quando viene inserita, sono le 23 in poche parole. Ok. Ah, mi diceva la sesta direzione è la direzione del prezzo, cioè che dipende dal colore della candela. Vabbè, perfetto, sacrosanto, ottimo. Bene, vabbè, piccola notazione, sicuramente ognuno può utilizzare il grafico che vuole, il grafico lineare, come dicevamo prima, il limite del grafico lineare è evidente, nel senso il grafico lineare vi evidenzia soltanto le chiusure, quindi non vi dà l'indicazione né di volatilità né di massimo minimo, quello è chiaro che sia così. Il grafico barre praticamente vi dà le stesse indicazioni, con la differenza che è un po' più antico, cioè non vi va a colorare il corpo, ha questo accorgimento che mettono l'apertura a sinistra e la chiusura a destra, ok? Però vedete molto più immediato un grafico a candele, perché vedete subito l'estensione della candela, il colore e soprattutto la dimensione del corpo, quindi quanto è stata volatile quella giornata. Bene, comunque eravamo rimasti qua. La volatilità dell'euro-dollaro, effettivamente, come mi è stato risposto da più persone, è una volatilità, diciamo, nella sua media di questo periodo. Vedete che si vede che la TR è un po' nel limbo tra questo massimo di area 160 e questo minimo di quel periodo noiosissimo che era giugno-luglio, dove la TR era scesa a 37, cioè voleva dire che l'euro-dollaro saliva, scendeva e si muoveva in un range di 37 pips soltanto un giorno, che è un minimo abbastanza storico per l'euro-dollaro. Se dovessi dire un valore medio, siamo proprio sui valori attuali. Ecco, diciamo che la media dell'euro-dollaro è di 90 pips di movimento al giorno. E siamo praticamente adesso. Questo è proprio un periodo medio dopo il picco che ha fatto recentemente. Vedete che continua a scendere, il trend è ben definito, ma questo di fatto non c'entra nulla con la TR, perché la TR non mi dà l'intensità di un trend, non mi dice nulla su un trend, mi dice il tutto sulla volatilità. Ok, poi ci sono altri indicatori che abbiamo già visto anche nel nostro percorso formativo, come il CCI, che è più famoso, più utilizzato, lo stocastico, eccetera, che ci danno più informazioni invece sulla forza del trend in atto. Poi vabbè, questo è un grafico che scende, basta, ogni tanto ritraccia e poi ritorna giù ormai da parecchio tempo, in particolare da dopo aver disegnato questo massimo in area 1,39 a maggio, praticamente sono stati fatti 30 pips di ribasso senza ritegno. Ok? Bene, perfetto. Andiamo avanti, quindi torniamo alle nostre amiche slide. Ecco, iniziamo con un piccolo accorgimento. Io vorrei fare un velocissimo trascorso sul pattern una candela e sul pattern a due candele. Ok? Poi magari approfondiamo questo argomento nei prossimi seminari anche con 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e low, che sono dei pattern abbastanza famosi, il boomer, ma questo, anzi, questo facciamolo che non ci riserveremo un seminario dedicato a questo, magari, come facciamo sempre, quello che spieghiamo il giovedì è più teorico, infatti oggi io un po' sulla pratica ci vado sempre, però sicuramente, come scritto anche nel titolo del seminario, questo è un seminario più base. Ecco, poi il martedì alle ore 11 andiamo a vedere in pratica quello che abbiamo spiegato frequentemente il giovedì. Ecco, quindi magari proprio l'appuntamento di martedì, nella sessione operativa che facciamo sempre martedì alle ore 11, andiamo a riprendere questi concetti e li mettiamo proprio in pratica dal vivo, approfondiamo con Giuseppe Muscerelli stesso anche la possibilità di evidenziare altri pattern che sono 1, 2, 3, high e low, il boomer è un pattern di
di compressione molto efficace. Tra l'altro, praticamente parliamo spesso di questo boomer nei seminari martedì alle ore 11 perché è un pattern semplice, sono due inside outside di fila e ci danno l'opportunità di prevenire, cioè ovvero di capire quali possono essere poi i livelli più importanti per cercare di entrare nel nuovo trend che si va a formare. Ok, quindi andiamo subito a vedere una famosa, utilizzatissima figura, un pattern semplicissimo a una candela che mi dà la possibilità di cercare di andare a favore di trend, ok? Questa è la cosiddetta spinning top, nel senso è una candela. È una candela dove il corpo è in grosso modo un quarto dell'estensione della candela stessa, e ora qua ci mettiamo la lavagna, quindi vedete c'è sempre la sua volatilità, la certa distanza tra massimo e minimo, ok? Che evidenzio ora con la linea rossa, però vedete che il corpo è un quarto di questa estensione, quindi un quarto della candela, e sta, in questo caso precisamente, perché è stata fatta alla perfezione graficamente con il software, però poi capite che nella realtà non può esserci questa precisione assoluta come in questo caso, e sta in mezzo alla candela, ok? Quindi qual è la logica? Che c'è un trend, supponiamo che ci sia un trend ribassista, il mercato va a disegnare questo minimo e poi c'è un ritracciamento e si chiude su questi livelli per dire, ok? Questa candela viene frequentemente utilizzata come pattern di continuazione, nel senso c'è stato un trend ben definito e quindi prima di questa candela cosa succede? Se c'è un trend ben definito, magari vi vedete una candela con un corpo lungo, dove tutti comprano ad esempio, quindi c'è la certezza del trend, perché se vedo una candela praticamente senza ombre, tutto corpo di uno stesso colore, vuol dire che in quel momento sono tutti dalla stessa parte, cioè tutti stanno comprando se la candela è verde o tutti stanno vendendo se la candela è rossa, come vabbè, si è visto anche oggi sull'euro-dollaro, se andate a vedere il grafico giornaliero, è una candela di questo tipo, anzi anche ieri è successa la stessa cosa, e negli ultimi 6 mesi di candele di questo tipo sull'euro-dollaro ne vedete davvero parecchie. Ok? Invece queste candele che sono spinning top si chiamano, possono essere utilizzate per entrare sui breakout del livello di massimo minimo stesso della candela, non importa il colore, il loro colore, cioè non devono essere verdi se il trend è ribassista, rosso se il trend, scusate, verdi se il trend è razzista, rosso se il trend è ribassista, ma possono essere utilizzate solo però a favore di trend, mi raccomando, nel senso questa è un po' una pausa di riflessione del trend in corso, quindi quello che vedete frequentemente su un grafico. Ora vediamo se l'euro-dollaro ci regala qualche spunto, se no cambiamo valuta. Zoomiamo un pochino, se no sarebbe impossibile vedere. Mettiamo un bel 4 ore. Ecco, ad esempio questa qui, vedete, è un trend ribassista, la rottura a ribasso di questo livello ci può dare un nuovo segnale d'ingresso, ok? Cosa succede? Qua viene anche evidenziato bene, in prossimità di una candela di questo tipo. Qua praticamente ce ne sono due di fila. Vedete che tra l'altro questa è più precisa della seconda, però ce ne sono due di fila. Il trend è sicuramente ribassista, abbiamo massimi decrescenti, ok? Zoomiamo un pochino. Parte questa candela, c'è la rottura del supporto e si va giù, ok? Sulla rottura di questo livello, che è il minimo della candela, ha senso decisamente andare a prendere una posizione ribassista. Quello che si nota qua è anche una cosa che succede frequentemente, nel senso che queste candele, se se ne forma una, poi ci sta che se ne possono formare due o tre contemporaneamente, e quindi la vedete per forza, ok? Il rischio è limitato perché quello che andate a fare quando entrate a favore del trend, quindi in questo caso lo short, è quello di andare a mettere lo stop loss dalla parte opposta della candela, quindi di fatto queste candele poi sono anche abbastanza corte, perché comunque c'è un calo di volatilità e quindi il rischio è abbastanza contenuto. Lo svantaggio è che comunque entrate quando il trend è già in corso, nel senso dovete prendere il treno da Milano a Roma, voi qua state salendo a Bologna per capirci, nel senso che non partite dall'inizio, quindi questo non è un pattern di inversione, nei pattern di inversione invece tendenzialmente trovate, cavalcate tutto il trend o almeno l'inizio del trend, in questo caso andate a intervenire quando il treno è già partito. Come si fa operativamente? Invece di stare lì ad aspettare che quel livello venga rotto, che è un lavoro molto noioso,
cliccate su nuovo ordine o premete F9 come ho fatto io, vabbè, nuovo ordine qua, F9 è la stessa cosa, è il tasto di scelta rapida, diciamo, per aprire un nuovo ordine e andate a piazzare, quindi andate con, io faccio così, vai con il crosshair, con la croce, a vedere il valore, ok? Quindi tu dici, ok, questo qua ci ho già tirato la linea orizzontale, adesso vabbè, al di là della linea orizzontale basta che ci mettete il mouse sopra, vedete, 1, 11 e 95. Quindi voi cosa fate? Premete F9 o cliccate su nuovo ordine e andate a selezionare tipo di ordine pendente, quindi cioè, o entrate a mercato sul momento del breakout, però è difficile essere sempre lì quando si verifica l'evento, oppure in questo caso cosa fate? Anzi, nella maggior parte dei casi fate così, cioè vi consiglio di fare così, piazzate il vostro ordine pendente. In questo caso, che tipo di ordine sarà? Un limite o uno stop? Cerchiamo di capire. Prima di tutto, i tipi di ordini sono questo: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Quindi vedete, avete, vabbè, o intervenite a mercato, quello chiaro, cliccando sull'esecuzione mercato, compro vendi, mettete la quantità, cioè prima mettete la quantità, poi mettete compro vendi, quello chiaro. Ordine pendente, quindi ci sono due macro categorie, no? Il buy e il sell, quindi compro vendi, e limite o stop. In questo caso sarebbe un sell stop, come mi dice anche Mauro in chat, nel senso che voi entrate in stop, perché entrate sul breakout. Cioè sell stop è qua mettete il livello di prezzo, 1,11,95. Adesso qua l'esempio per capirci, perché ci sono state un po' di risposte sbagliate in chat. Cioè il trend è ribassista, voi volete entrare alla rottura al ribasso di questo livello. Ok? Quindi entrate in stop. Questo è meglio rispiegarlo, dato che vedo un po' di risposte sbagliate in chat. Nel senso, per farla semplice, gli ordini sono o limit o stop. Ok? Se volete comprare limite, cioè vuol dire che voi siete a un'asta, il quadro vale 10, voi dite no, io lo compro massimo 9. Ok? Quindi limitate la vostra offerta. Quindi limitare vuol dire mettere un limite alla vostra offerta, quindi andate a dire no, 10 è troppo, io compro 9 e quindi il prezzo è più basso rispetto al prezzo di mercato. Ora l'euro dollaro quota 1,1006, voi potete comprare in buy limit da 1,1006 in giù, per capirci, cioè a un livello inferiore, quindi posso comprare a 1,1005, almeno con Swissquote lo potete fare perché molti intermediari non vi permettono di piazzare un ordine così vicino, dovete stare almeno 5, 10, 20 pips dal prezzo di mercato attuale, ok? Con Swissquote si può fare. Quindi mettete un buy limit per comprare a un prezzo più basso. Se volete vendere il limite, mettete un prezzo più alto, ok? Se invece in stop come si ragiona? Si ragiona al contrario, in stop è un prezzo meno conveniente per il compratore, però io non è che voglio comprare a un prezzo più alto perché sono stupido, perché voglio comprare se solo se ad esempio si verifica un breakout di un livello, quindi buy stop vuol dire compro a un prezzo più alto, quindi a un prezzo da 1,1008 in su. Ok? Comunque nella MetaTrader non vi potete assolutamente sbagliare perché se quando inserite l'ordine lo inserite dalla parte sbagliata, quindi invece di dire buy limit, facciamo un esempio. Supponiamo di dire ok, voglio comprare un lotto a 1 e 11 che è un prezzo più alto, voi cliccate su posiziona e non vi fa aprire l'ordine. Ora mi soffermo su questo, vedete che c'è scritto sotto, il prezzo di apertura scelto deve differire dal prezzo di mercato per almeno 0 pips. Questa è una cosa che la MetaTrader mette perché la MetaTrader è una piattaforma sviluppata da MetaQuotes, non è di Swissquote, e molti intermediari la utilizzano, è più utilizzata nel mercato delle valute in particolare, però vedete che poi ogni piattaforma, cioè l'intermediario, può impostare delle condizioni. Ok, quindi se avete mai utilizzato la MetaTrader con altri intermediari, qua vedrete che c'è scritto che il prezzo di apertura scelto deve differire dal prezzo del mercato per almeno 20 pips, 10 pips, 5 pips, ogni intermediario ha la sua politica. Invece con Swissquote si può attaccare un buy limit, cioè un ordine limite o un ordine stop, quindi un ordine pendente, a un prezzo addirittura attaccato al prezzo di mercato. Quindi questo è molto utile, soprattutto per chi fa un'operatività veloce di tipo scalping, per esempio. Fantastico. Bene, quindi per tornare al nostro esempio di prima, che
Ora ho fatto giusto un piccolo riassunto perché ho visto una decina di risposte in chat, vi dico che 6 erano giuste, 4 erano sbagliate, quindi ho fatto giusto questo velocissimo, ne ho approfittato per fare questa piccola parentesi. Ok? Quindi lo stop è il entrare a favore di trend su un breakout, per capirci. Ok, in quel caso utilizzate lo stop per entrare in posizione, perché poi c'è lo stop. Poi lo stop può essere utilizzato giustamente come diciamo stop loss per limitare la propria perdita massima. Quindi, ad esempio, una volta entrato in posizione, potete piazzare lo stop loss dall'altra parte, oppure, come vi stavo dicendo, ecco, che torniamo qua, quello che vi conviene fare se già volete piazzare il vostro stop loss all'ingresso in posizione, qua mettete il livello di ingresso e qua sopra mettete il livello di uscita che potete mettere in stop o in take profit. Potete mettere o uno o l'altro, o entrambi, o nessuno dei due. Ok, successivamente comunque lo potete anche inserire, modificare, eccetera. Questo è sacrosanto. Quello che vedete qua a sinistra, dato che me lo chiede Gianfranco, è il prezzo bid e ask in questo momento di questo strumento finanziario che noi abbiamo selezionato, che è l'euro-dollaro. In rosso vedete il bid, in blu vedete l'ask, cioè il blu è riferito al compra, quindi dato che si compra sull'ask è evidenziato in blu per quel motivo, si vende sul bid è evidenziato in rosso per quel motivo. Ok? Poi vedete la MetaTrader associa proprio i colori. Vedete ad esempio qua abbiamo messo un ordine sell, vendi, il posiziona è in rosso, se avessi messo buy, il posiziona in blu, vedete, fa proprio il riconoscimento della posizione con il colore, questo è davvero molto 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 utile. Perfetto, praticamente è accaduto tutto quello che abbiamo detto prima perché c'è stato il test del livello e l'euro-dollaro poi ha preso un pochino a scendere, comunque vabbè siamo sempre lì, come vi dicevo, dopo le 18 italiane tendenzialmente c'è molta meno volatilità, sapete, chiudono buona parte delle borse, anche se poi l'Eurostoxx e il DAX potete comunque scambiarli con noi fino all'euro 22, però capite che i volumi scendono e quindi di conseguenza c'è meno volatilità sull'euro dollaro dopo le 18, questo è chiaro. Perfetto, Andrea dice: non si riesce a visualizzare il prezzo attuale nel grafico Bidask. Allora, picco, ne approfitto di questa domanda per fare un'osservazione importante, soprattutto per chi lavora su timeframe corti, si verifica questo problema. Uno dice: ok, perché non mi ha aperto la posizione, non mi ha preso il take profit, non mi ha preso lo stop loss, bla bla bla. Dovete stare attenti perché il prezzo esposto qua, il prezzo bid sempre, il prezzo esposto da MetaTrader, questo che vedete qua a destra, 1.10.09 eccetera, corrisponde con il prezzo bid di vendita, cioè quando io programmo un grafico devo dirgli: ok, tu grafico mi esponi che prezzo? Alcuni dicono il prezzo di vendita, alcuni il prezzo di acquisto, altre piattaforme ti fanno il cosiddetto mid, cioè la metà. Non sto né lì né là, mi metto metà. Ok? La MetaTrader espone il prezzo bid. Voi eventualmente potete aggiungere cliccando col tasto destro proprietà comune il mostra linea prezzo richiesta. Questo è tradotto così in italiano. Mostra linea prezzo richiesta. Non è la migliore traduzione del mondo in questo caso, però è questa. In questo caso poi vedete la linea, vedete sul grafico a destra, 1.10.12.8, che rappresenta il prezzo ask, il prezzo lettera, il prezzo richiesta, come tradotto da MetaTrader. Quindi vedete a destra mi riferisco a questo. Adesso ci metto il cerchio, qua, quadrato. Vedete? Quello in nero, in questo caso nel mio grafico, è il prezzo bid, quello in rosso è il prezzo ask, che è stato aggiunto adesso manualmente da me. Ok? Questa è un'osservazione importante perché soprattutto se vedete M1 e M5, lo spread, per quanto basso che sia, lo spread offerto da Swissquote, comunque è importante da considerare quello anche sulla chiusura della posizione. Okay? Su timeframe superiori è abbastanza trascurabile l'impatto grafico, però su 1-5 minuti dovete assolutamente tenere in considerazione questo che abbiamo appena detto. Perfetto. Come abbiamo detto prima, due osservazioni davvero molto importanti sono che a livello psicologico l'impatto della candela, del tipo di candela, nel senso quello che si vede qua è un hammer, che è un potenziale pattern di inversione, quello che comunque mi interessa notare è la lunghezza dell'ombra rispetto al corpo, ok? E questi
Questi movimenti di questo tipo si formano, si vanno a formare frequentemente, la maggior parte, su livelli di supporto-resistenza importanti. Ok? Volevo tornare sulla piattaforma, mi sono un po' perso. Vedete, ad esempio, questo è stato un canale orizzontale rotto. In prossimità di questa resistenza che evidenzio ora, si è formato un potenziale pattern di inversione, questo hammer. A me interessa poi poco che sia una doji, un hammer, o un altro tipo di candela, ma interessa perché poi nella teoria e nella pratica, scusate, è difficile vedere una doji perfetta a un hammer perfetto. Vedete queste candele con ombre lunghe. Queste candele frequentemente offrono spunti operativi importanti. Ok, ad esempio, questo può essere un livello dove posso piazzare il mio stop loss, per esempio, e poi entro mercato se solo se viene rotto quel minimo di questa candela. Comunque ora andiamo avanti con le slide, quindi si capisce sicuramente meglio. Però mi soffermo qua un attimo perché invece quando si formano questi spike importanti, come quest'ultima candela, questo è un grafico H4, ecco, quindi cioè, è il grafico migliore per quanto riguarda il mercato delle valute. Okay, se dovessi fare un ordine di migliori time frame sono H4, H1, M30, sono i migliori. Non considero tanto il giornaliero, quindi praticamente parti da H4 e poi vai a scalare. Io sconsiglio l'operatività 1-5 minuti, soprattutto a chi inizia a fare trading, perché comunque uno pensa, io mi metto 30 minuti davanti a un grafico, su 30 candele tiro fuori 300 euro, ma non è tanto così, quindi attenzione a questo. GB mi dice, si possono avere le slide? Sì, anche, tendenzialmente comunque c'è anche la registrazione del seminario. Andiamo avanti, proprio sulle slide. Perfetto, quindi questo è un concetto importante, quindi qua facciamo F5 così si vede meglio, ridimensioniamo la finestra, mi sono un po' perso, sono tornato indietro. Allora, questo è importante, nel senso, vedete che poi questi movimenti, ora è una slide per carità, però si vanno a verificare questi pattern frequentemente su livelli di supporto. Un livello di supporto è un livello dove il prezzo tende a reagire. Perché? Perché comunque 8 volte, 9 volte su 10. Questi livelli di supporto corrispondono con dei minimi, doppi minimi o tripli minimo precedente, quindi già dei livelli testati, ok? Più quel livello è stato testato, più ha importanza, quindi è fondamentale cercare di capire se quel livello potrà tenere o meno, perché molti mi dicono, guardate che è facilissimo fare trading, basta tirare un supporto e una resistenza. E ci fate trading tra supporto e resistenza, però attenzione perché tutti i supporti possono essere mantenuti così come possono essere rotti, cioè in un trend ribassista qualsiasi supporto poi viene distrutto, magari c'è una reazione su quel livello, ci può essere uno spunto rialzista, però attenzione perché poi può essere assolutamente rotto, anzi tutte le strategie di breakout praticamente si vanno proprio invece a basare sul fatto che il supporto viene rotto, quindi c'è chi abusa di questo concetto che supporto tiene e quindi fa trading mettendo il take profit poi sull'altra resistenza, però magari non mette stop loss e quindi quella volta che il supporto viene rotto e il mercato va giù non c'è limite alla perdita. Questo è un errore comune che noto frequentemente, quindi attenzione. Come si va a tradare su una potenziale inversione? Si va ad aspettare la formazione di un pattern, in questo caso una candela molto semplice. Questo è un hammer perché un terzo della candela è rappresentato dal corpo, due terzi, i restanti due terzi dalla candela e come notate c'è solo un'ombra, quindi non c'è l'ombra superiore. Quindi cosa vuol dire? Che in questo caso l'apertura corrisponde con il massimo, ok? Poi la candela può prendere nomi diversi a seconda se questa è una candela rialzista o ribassista, ma interessa poco perché a mio avviso non mi interessa vedere se la candela è rialzista o ribassista, ma la psicologia del comportamento degli investitori che in questo caso stanno mantenendo questo livello, ovvero c'era un trend ribassista, il livello è stato testato e i compratori sono rientrati in azione. Perché qua il mercato risale? Perché viene testato questo livello, molti pensano ok, questo livello può tenere, quindi chi è entrato in posizione a 10? Qua vende, quindi dice ok, ho venduto 10, ricompro 6 per fare l'esempio, quindi chiudo la mia posizione, cioè mi accontento del profitto che finora ho realizzato e me lo porto a casa perché, cioè chiudo totalmente o parzialmente la mia posizione per carità, però di fatto se voglio chiudere una posizione ribassista su quel livello comprerò.
Quindi, dato che il mercato alla fine sale semplicemente perché sono più i compratori che i venditori, in quel momento il mercato sale e va a formare della doji. Quindi la psicologia in questo caso della sommatoria degli investitori è che quel livello sta tenendo, ok? Quindi il prezzo dopo aver fatto un minimo, che questo minimo avverrà in prossimità di un livello di minimo, doppio minimo precedente o di un pivot point o di un'estensione di Fibonacci, tutti indicatori che abbiamo già visto in altri seminari precedenti, quindi eventualmente rivisitate, questo ve lo dico perché è importante, nel senso c'è il nostro canale YouTube in basso a destra sul nostro sito, su ogni singola pagina, basta cliccare sull'iconcina rossa e poi si va a selezionare i video che si vogliono seguire, c'è una divisione proprio delle playlist, quindi tutti gli indicatori tecnici, cioè mi stavo perdendo, tutti i video dell'analisi tecnica sono in una sezione apposita, quindi sono facilmente riconoscibili, dovete solo avere poi la pazienza di andarli a vedere se non avete avuto modo di seguire le dirette precedenti. Qua, vabbè, questa è una slide, quindi è fatta molto precisa, i vari tipi di candela sono molto precise, ecco, questa è quello che vi dicevo prima, la doji, la vediamo ora velocemente. Quelle che sono più importanti sicuramente da riconoscere sono proprio la doji e gli hammer, questa qua, la numero 8, elencata qua, è la Marabozzo, nel senso una candela dove c'è un trend ben definito, ok? Quindi vedete che non esiste l'ombra perché il minimo in questo caso è rappresentato dalla chiusura e il massimo dall'apertura, quindi coincide perfettamente con massimo e minimo. In questo caso i livelli di supporto e resistenza tendenzialmente vengono evidenziati a metà della candela. Questa è una piccola parentesi, però adesso andiamo a vedere le singole candele così ci capiamo meglio. Quindi questa è la spinning top che abbiamo già esaminato prima. Come vi dicevo, questo è l'unico pattern di continuazione del trend che andiamo a esaminare ed è un pattern che mi permette, come abbiamo visto prima, di lavorare a favore del trend. Quindi non mi interessa se il corpo è rialzista, ribassista, verde, rosso, come lo volete chiamare, ma vedete, mi interessa il trend. Quindi supponiamo che ci sia un trend rialzista. Vabbè, un trend, un ritracciamento, una ripartenza, eccetera. Quello che voi fate è si va a formare una spinning top, magari se ne vanno a formare due o tre candele di fila, voi entrerete con un ordine buy stop sopra questo livello. Ok, quindi praticamente quando si forma questa candela, potete già, quando chiude quindi la candela, si è formata, potete già piazzare l'ordine d'ingresso. Tanto quando è che chiude questa candela? Capite che questa candela chiude qua. Quindi avete tutto il tempo di andare a piazzare un ordine buy stop di sopra. Ok? Se invece siete lì quando succede il breakout, potete agire tranquillamente a mercato. L'importante è che poi andiate a piazzare il vostro stop loss proprio dalla parte opposta, un tick, un pip sotto il minimo di quella candela stessa. Ok? Quindi abbiamo detto che non interessa il colore della candela, interessa il trend precedente. Quindi se il trend precedente è rialzista, entrerò solo long. Attenzione perché questo non è un pattern di inversione, cioè non entrate se invece il mercato fa questo movimento, forma la spinning top e poi il mercato parte giù, non entrate short, ok? Questo è un pattern di continuazione possibile di un trend, quindi in questo caso il vostro ordine buy stop non viene preso, quindi non entrate mercato, tutto lì, semplice. Basta, capitolo chiuso sui pattern di continuazione, perché questo è l'unico che avevamo già visto e abbiamo ora ripetuto velocemente. Ok, quindi abbiamo visto come si inserisce anche l'ordine, volendo potete mettere oltre allo stop per entrare anche lo stop loss per uscire direttamente dal singolo ordine, quindi nulla di che. Giustamente mi chiede Luca in chat qual è un possibile take profit di una strategia di questo tipo. Ottima domanda, nel senso che, allora, qua avete. Ora torniamo indietro. Quello che vi consiglio di fare in questo tipo di casi è utilizzare più che altro trailing stop. Ok? Perché allora la spinning top è tendenzialmente una candela molto piccola, perché prima c'è un trend ben definito, quindi vedete candele con un corpo più lungo. E poi avete la spinning top, nel senso entrate sulla rottura, piazzate il vostro stop. E non ragionate con un rapporto rischio-rendimento 1-1, perché tendenzialmente queste candele sono molto strette e potenzialmente si può guadagnare molto di più. Quindi io quello che vi consiglio è di lavorare in trailing, ad esempio già misurare l'ampiezza di questa candela e piazzare un trailing di questo
proprio di questa ampiezza può essere un'idea. Un'altra idea invece è quella di andare poi a mettere lo stop, spostarlo su minimi di ogni candela che si va a formare successivamente. Ok? Invece questa è la doji, è un pattern di inversione che andiamo a esaminare ora velocemente, molto semplice perché è di fatto una croce. Allora, la doji è difficile da trovare in natura, diciamo, sui grafici, perché la doji perfetta dovrebbe essere così, nel senso c'è una certa volatilità, massimo e minimo, e poi avete un'apertura che corrisponde alla chiusura. Quindi praticamente cosa succede? Succede questo, che allora, come si forma la candela? Supponiamo che apra questo livello e quindi mi segno la mia apertura. Poi verrà fatto un minimo e un massimo, quindi ci sarà questa volatilità. E poi cosa deve succedere? Dopo aver fatto magari questo massimo, questo minimo, comunque beh, il prezzo ritraccia e chiude esattamente. Questa sarebbe la doji perfetta, cioè aperto a 10.2, chiude a 10.2, dopo aver fatto tutto il giro su e giù che ha formato massimo e minimo. Capite che è difficile che il prezzo sia lo stesso, anche perché su un grafico, ormai i grafici, vedete il quinto decimale dopo la via, dopo, cioè ci sono 5 decimali, vedete, sapete, c'è anche il decimo di pippa, ecco, sui grafici per capirci, quindi è difficilissimo che ci sia la stessa chiusura dell'apertura, lo stesso prezzo. L'analisi tecnica dice. Prima vi dico come ragiona l'analisi tecnica, la teoria, poi vi dico come ragiono io. L'analisi tecnica allora dice, dovete considerare una candela una doji se la distanza tra, cioè se la distanza tra apertura e chiusura, quindi l'ampiezza del corpo, è non superiore all'8%. Adesso non so perché l'8% e non il 9 o il 7 o il 7,2, non lo so. Però, infatti vi dico come ragiono io, quello che poi di fatto vedete voi sul grafico è una candela di questo tipo, cioè adesso non è che mi devo mettere lì con il righello a misurare la distanza che sia l'8% eccetera, si vede chiaramente, cioè è una candela che ha un corpo davvero molto piccolo rispetto alla sua ampiezza, quindi alla sua altezza, quindi alla sua distanza tra massimo e minimo, così come non mi interessa neanche che a livello accademico una doji si chiama, doji vuol dire in giapponese senza variazioni, quindi questa seduta, cioè se vedo un grafico giornaliero è la giornata da più 0%, nel senso oggi c'è stato un più 0%, quante volte di fatto sentite che oggi c'è stato un più 0.00%? Mai, quindi mai, oppure magari una volta all'anno, quindi questo già ci fa capire che è impossibile che si formi una doji perfetta, no? Comunque, al di là del nome teorico, doji vuol dire senza variazioni, ok? Poi si chiama long legend se il corpo sta a metà, gravstone che sarebbe la pietra tombale se il corpo sta sul minimo, dragonfly sta sul massimo, io la chiamo tranquillamente doji. Poi c'è chi la chiama pin bar, poi si è evoluta anche l'analisi tecnica americana negli ultimi anni, quindi chiamatela come volete, è una candela con l'ombra lunghissima e il corpo strettissimo, qui la chiamo doji perché ormai è entrata nel mio vocabolario, però chiamatela come volete, l'importante è questo, l'importante è che la logica psicologica qual è? È che c'è un trend, vedete, candele con una certa ampiezza, via via più indecise, quindi il corpo è sempre più stretto rispetto alla candela. Poi magari in prossimità di un massimo, doppio massimo, di un pivot point, di un livello di Fibonacci come il 38,2, eccetera, si va a formare un sell-off, nel senso, vi è toccato quel livello. I compratori dicono ok, abbiamo comprato a 10, stiamo vendendo a 14, prendo profitto, chiudo, quindi vendo. E quindi, oppure chi vuole entrare short dice siamo in prossimità di una resistenza entro short. Praticamente comunque i compratori escono di scena e il prezzo ritraccia verso l'apertura. Quindi la psicologia che viene carpita in questo momento è che ok, tutto quell'euforia che c'era prima non c'è più. Questo trend io potrei considerarlo finito. Io non posso mai essere sicuro che un trend è finito o meno, per carità. Posso prendere le mie precauzioni e cercare di entrare quindi a favore di un nuovo potenziale trend che ora, dopo essere finito, ripartirà. Ok? Quindi posso entrare, questa è un po' la logica che utilizzo, entrare se e solo se viene rotto quel minimo, perché quel minimo è comunque un livello importante. Cioè io posso già mettere un sell stop lì sotto.
Anche se, a dire la verità, io preferisco di gran lunga, e questo perché? Perché tante volte, questo è un concetto molto importante, tante volte non è così d'accademia il trend, nel senso non è che finisce e poi subito riparte un altro, ok? C'è anche il treno che da, riprendiamo il treno di prima, che da Milano a Roma, poi magari ripartirà da Roma a Milano, però non è che fa scendere persone e subito risalgono tutti di parte, magari sta a mezz'ora di stazione, ok? Quindi la stessa logica la riportiamo qua, cioè tante volte purtroppo c'è poi molta indecisione, quindi si vanno a formare due o tre dosi di vicine, vi viene sporcato questo minimo, voi entrate prima e poi magari il trend non parte, e poi se il trend non parte, non parte, non parte, va a finire che se non parte dalla parte che volete voi, prima o poi partirà dalla parte opposta, quindi siete entrati prematuramente. È normale che non ci può essere l'ottimo, perché invece a volte parte, parte subito veloce e se utilizzate la tecnica che vi dico adesso perdete già qualche punto, sareste entrati meglio se foste entrati in mercato, però per esperienza vi posso dire questo, che è decisamente meglio, almeno con le dosi, e soprattutto è più, è lungo, più è corto il time frame di osservazione, più è vero quello che vi sto dicendo, ho notato anche questo, è meglio aspettare la chiusura della candela, quindi aspettare che questa candela chiuda sotto il minimo, allora in quel caso cosa si fa? Si clicca su vendi, si mette lo stop loss 1 o 2 tick sopra o pip sopra il massimo della doji e si va a cavalcare l'eventuale trend che ripartirà. Ok, quindi mi raccomando, quello che dovete fare è calcolare la distanza che c'è tra il livello di ingresso e il livello di stop e a seconda di quella distanza entrare con un numero X di lotti, ok? Perché a mio avviso, come diciamo spesso nei seminari, soprattutto quando parliamo di gestione del rischio, non è bene entrare sempre con lo stesso numero di lotti, ma è bene entrare con lo stesso rischio monetario su ogni singola posizione, ok? Quindi, ad esempio, ci sono anche dei software in circolazione come Chartered Risk Manager, che era stato descritto anche da Musciarelli, è stato creato da lui, che vi permettono di calcolare, cioè che vi permettono di evitare questo calcolo, nel senso c'è il software che fa il calcolo per voi. Poi, come ribadisco sempre, quando voi mettete un ordine limite, un ordine stop, un ordine take profit, un ordine stop loss sulla MetaTrader, vi viene tracciato il livello dalla linea tratteggiata, basta che mettete il mouse sopra. E avete il vostro rischio sia in termini di pips, sia in termini di rischio monetario, proprio in soldini, sonanti. Vi viene proprio detto: guarda, se ti viene preso lo stop loss, perdi questo, se ti viene preso il take profit, guadagno questo. Poi, vabbè, volendo, potreste anche dalla metà 3 e 4 spostare i livelli proprio dal grafico. Vedete, questa è la stessa logica, sia al ribasso che al rialzo. Quindi si aspetta in questo caso, vedete, l'inversione, quindi tac, livello di prezzo orizzontale, questo insisto, infatti c'era anche nel titolo del seminario, livello di prezzo orizzontale, la maggior parte delle dosi le trovate qua. Andiamo un po' sulla. Vediamo un po'. Ecco, vedete, proprio per il nostro seminario, cosa fa l'euro dollaro? Allora. Lista oggetti, cancelliamo le linee. Allora, ora noi sappiamo che questo nuovo minimo, ecco, quindi ad esempio chi sta tradando il DAX o gli indici adesso sa che è impossibile trovare livelli di massimo precedenti perché è un massimo storico, ok? Quindi non è che possiamo andare in un grafico indietro, anche se andiamo indietro, il DAX ha fatto un massimo, sta solo salendo, va sempre su e quindi è impossibile trovare. Cioè, se sto disegnando nuovi massimi, non troverò mai un massimo precedente allineato, no? Così come, vabbè, in questo caso, se dovessi mai zoomare, l'euro-dollaro invece già va tutto a 1,0910, ok? Quindi, comunque, in questo caso, cosa si può fare? Vedete che il mercato ha bucato questo livello e ha tracciato un hammer molto sporco. Un hammer è quello che abbiamo visto prima, è una candela con un corpo che occupa un terzo della candela e gli altri due terzi sono l'ombra. Questo vi dico che è sporco, uno perché a occhio si vede che non è un terzo e due terzi e soprattutto perché si vede che ha un'ombra superiore. A me questo interessa relativamente. Io so che posso, se ad esempio noto che questo è un pivot point, eccetera, eccetera, posso dire, ok, a mio avviso il mercato può ritracciare, quindi io quello che voglio fare è, ok, si è formato l'hammer, si è formato l'hammer. Ho il mio massimo,
Se una delle tre successive candele, perché poi non ha senso aspettare troppo, cioè o il prezzo parte subito o non parte più, quindi mettete il filtro di tre candele, se mi rompe questo massimo entro a favore della nuova direzione rialzista, ok? In questo caso ho preso questo spunto perché ho visto questo hammer molto sporco. Io questa operazione non la farei semplicemente perché il trend qua è palesemente ribassista e quel minimo lì non corrisponde con un minimo precedente. Ok, quindi voglio aumentare le mie probabilità a favore, in questo caso non lo faccio. Però era giusto anche per dirvi quel concetto della regola del 3, diciamo, vedete, la prima candela non ha chiuso sopra quel massimo, la seconda candela l'ha fatto, quindi potrei, se fosse un pattern più pulito, perché questo poi non è neanche un hammer alla fine, valutare cioè, potrei entrare long alla chiusura di questa candela con uno stop qua sotto, quindi uno stop di 2. Oh mio Dio, cosa sto dicendo? Di 23,4 pips. Ok? Perfetto, non vedo più domande in chat, quindi o non va la chat o mi devo preoccupare. Aspettate che la chiudo e la riapro. Utenti live, dove è finito? Datemi un secondo, scusate. È sparita la chat, strumenti, utenti live, eccoti qua, riapparsa la chat. Perfetto. Beh, ho un po' di conferme, quindi mi sembra tutto lineare quello detto finora. Bene, fate tranquillamente domande in chat, così almeno abbiamo anche più spunti operativi. Questo comunque è un seminario base, poi mi raccomando, martedì avremo assolutamente modo di riprendere tutto la pratica che facciamo ogni martedì alle ore 11 con spunti di idee di trading, ok? Quindi mi raccomando, seguiteci su questi canali. Bene, ottimo. Quindi abbiamo visto la Doji, abbiamo visto l'hammer, adesso anche l'hammer, il martello, prende nomi diversi, impiccato, eccetera, a seconda del fatto che abbia il colore verde o colore rosso, sia ribassista o rialzista, oppure il corpo sta sopra o sotto l'ombra. Ok, a me anche quel discorso non interessa, mi interessa che la candela abbia quelle caratteristiche, cioè un terzo di corpo e due terzi di ombra. Cioè l'ombra molto lunga, vedete, la Doji ha un'ombra molto lunga, l'hammer ha un'ombra molto lunga. Ok, poi ci sono le vie di mezzo, cioè la candela un po' sporcata che in molti casi va anche accettata perché poi l'hammer perfetto e la Doji perfetta sono ovviamente molto più rari. Ora andiamo sulla piattaforma e facciamo qualche considerazione extra. I livelli orizzontali, che possono essere considerati sicuramente come livelli di supporto o resistenza, possono essere di vario tipo. Quello che tendenzialmente viene consigliato è lavorare con pivot point, per esempio, ok? Anzi, qua è rimasto l'ATR, cancelliamo tutto, l'indicatore cancelliamo, perfetto. Ecco, questa è la linea dell'ASK che tanto io di solito la tolgo. Via, grafico pulito. Andiamo a vedere i pivot point. I pivot point abbiamo dedicato proprio un seminario a questo, c'è anche un indicatore che non c'è nella MetaTrader, quindi eventualmente ce lo potete chiedere. I pivot point sono dei livelli di supporto e resistenza tendenzialmente intraday, ma possono essere, anzi, vengono frequentemente, soprattutto per chi fa trading su 4 ore e sul daily, non può utilizzare un pivot point daily, deve utilizzare uno weekly e uno mensile. Per chi invece vuole lavorare sui pivot point nell'intraday, diciamo che impongo come time frame invece 15 minuti, perché è il migliore per quanto riguarda l'operatività con i time frame, con i pivot point daily. Quindi cosa faccio? Vado a disattivare da questo indicatore tutti quelli che non sono daily, mettendo falso. Questo è un indicatore che non trovate da MetaTrader, eh? Abbiamo già fatto un seminario anche su questi, eventualmente ce li potete chiedere. E quindi andate a ragionare sul fatto che potete vedere dei livelli di supporto e resistenza, vedete ad esempio. Ecco, questa è una considerazione molto importante perché zoomiamo un pochino. Qui sotto c'è un S2 daily, vedete daily S2. Allora, i pivot point, per farla breve, poi su questo abbiamo fatto un seminario, è
sono dei livelli di supporto e resistenza intraday, se utilizzate il daily. Codice di sicurezza, dottore, Ci sono le diverse formule che abbiamo appunto analizzato in un seminario precedente e vi trova quindi il punto pivot, che è il punto diciamo medio del prezzo, dell'oscillazione dei prezzi di ieri. Poi sotto questo punto pivot ci sono tre livelli di supporto S1, S2, S3 e sopra tre livelli di resistenza R1, R2, R3, che vedremo qua solo se andassimo un pochino a zoomare. Vedete il pivot di oggi è 1,1108, oggi l'euro dollaro si è mosso moltissimo, ha parlato Draghi, quindi siamo abituati a questo. Poi vedete che c'è il daily R2 ed R3 qua sopra, ok? Ora invece siamo su dei livelli di supporto, quindi può essere molto interessante quello che diciamo prima. Prima dicevamo non avevamo dei minimi precedenti, però ora mettendo il pivot point mi accorgo che invece c'è un daily, un supporto daily, ok? Quindi questo è un livello di supporto. Questa figura, questo hammer, è avvenuto in prossimità di questo livello, come avviene in molti casi, e quindi una ripartenza potrebbe essere presa al rialzo, ok? L'unico spunto di questo momento, che come vi dicevo prima, in questo momento mi aspetto poca volatilità da qua fino a praticamente domani mattina alle 7, quindi può essere un rischio aprire una posizione contro trend in questo momento perché è difficile che ci sia forza relativa, ok? Però diciamo che è stato uno spunto molto interessante perché i pivot point sono un ottimo modo per cercare di prendere possibili inversioni di tendenza, ok? Perché c'è stato un andamento notevole e poi su un livello S1, S2, S3 posso cercare di andare a prendere dei movimenti contro trend. Andrea dice in questo momento bene il grid. Beh, il grid adesso è un discorso molto più ampio. Comunque sto parlando, mi sto confrontando con molti di voi su come state utilizzando il grid, quindi ho anche piacere che state utilizzando, chi lo utilizza in demo, chi lo utilizza reale, però molti hanno iniziato a utilizzarlo. Attenzione però a non abusarne, ecco, perché ho visto anche qualche persona, mi sono già confrontato oggi, che ha abusato un po' di grid in reale, quindi attenzione, non mettetene troppi perché dovete andare a gestire bene il rischio complessivo del portafoglio, quindi mi raccomando, ogni sistema è sempre molto speculativo, almeno in questo settore, quindi attenzione. Comunque per risponderti Andrea, sì, però non volevo aprire questa parentesi in questo seminario, il grid tra l'altro sarà oggetto proprio anche del nostro seminario che terremo a Verona e Padova il 19 e il 20 di marzo, quindi vi iscrivete tranquillamente all'evento, ai due eventi, dal nostro sito su wiscot.it. Ok? Poi, quindi abbiamo parlato di pivot point, già prima abbiamo parlato di massimi e minimi, cosa facciamo prima di chiudere? Mettiamo il super trend. Allora, il super trend invece abbiamo parlato anche molto di questo in diversi seminari, comunque è interessante perché contiene il calcolo della volatilità attraverso la TR e soprattutto vi va a formare dei livelli di prezzo orizzontale sui grafici, ok? Quindi anche il super trend può essere utilizzato per visualizzare livelli di potenziale supporto e resistenza, come con un semplice accorgimento, cioè evidenziare soltanto, se volete utilizzarlo in questa maniera, gli eccessi di super trend. Tra l'altro anche questa tecnica è molto semplice ed è oggetto dei nostri spunti operativi del martedì alle ore 11, quindi vedete che poi tutto sommato ritorniamo sempre sulle stesse cose, nel senso come vi dico io nel trading la linea più potente è la linea orizzontale, quindi vedete stiamo sempre cercando livelli orizzontali di prezzo e la conferma tramite il pattern, cioè la logica è sempre un po' più o meno quella, ok? Quindi livelli orizzontali di prezzo e pattern in prossimità di quel livello, pattern che ci dicono guarda ci può essere una potenziale inversione almeno momentanea che si può andare a e si può andare a rimuovere qualche pip, ok? Ok. Perfetto. Ah, Francesca mi dice, scusa il prezzo del long. Allora, il prezzo del long, come abbiamo detto, è la chiusura della candela che rompe sopra quel massimo. Quindi vi ricordo che questo non è un pattern pulito, quell'arme non è stato un pattern pulito, quindi la probabilità di averne eseguito
eccellente, è assolutamente ridotta, però vedete la chiusura della prima candela non è stata sopra quel livello, la seconda invece a 1, 10, 12 sì, lo stop va assolutamente messo sotto. Allora, in questi casi avete due possibilità. Vedete, questo piccolo accorgimento, quando c'è il minimo dell'hammer 1.0986, però vedete il livello di supporto è lì vicino, state oltre il livello di supporto, ok? Quindi andate a mettere lo stop oltre il punto più lontano, così avete qualche probabilità in più che non vi venga toccato. Di conseguenza, mi raccomando, non è che aumentate il rischio perché il livello di stop è più lontano, dovete diminuire la vostra quantità di ingresso, cioè invece di entrare con, che so, se questo eseguito l'aveste fatto secondo il vostro money management per 0,4 lotti, mettendolo stop un pochino più in là, entrerete poi con 0,38, sapete che offriamo anche micro lotti, quindi c'è una buona margine di manovra anche su questo, e questo è davvero molto 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 importante. Vediamo due pattern velocissimi e poi chiudiamo, riprenderemo questo discorso sui pattern come detto finora anche nella sessione di martedì alle ore 11. Famosissime sono le inside e le outside, però come dice il termine stesso della parola, l'inside è quando la seconda candela, o meglio il corpo della seconda candela, è contenuto completamente nel corpo della candela precedente. Quindi vedete, ora ho disegnato due linee nere, supponiamo che quello sia il corpo. Al di là dell'ombra mi interessa il corpo, ok? Quindi non ci interessa dell'ombra, quindi supponete che quello che ho disegnato io è il corpo della seconda è contenuto nella prima, inside, outside invece è il contrario, il corpo della prima è stato contenuto, cioè il secondo è fuori dalla prima, ok? La conoscenza di questo pattern allora, l'efficacia di questo pattern è inferiore, sicuramente se ne trovano di più di Dolce Hammer. Il pattern che vi proporrei, che lavora meglio sicuramente, come vediamo, e ve lo dico ancora una volta, il martedì alle ore 11, anche quelle 20 poi sono registrati, li trovate anche sul nostro canale YouTube. Andiamo ad analizzare più che altro la formazione di Boomer, che è un pattern di esplosione, tra l'altro con molto successo, soprattutto martedì scorso, perché negli ultimi giorni c'è stata una compressione di volatilità e tra ieri e oggi c'è stata un'esplosione di volatilità. Quindi vedete, pattern di questo tipo sono sempre abbastanza efficaci. Bravo, Gianluca in chat mi dice: ok, ma allora quello che visualizzo poche candele fa è un inside. Ora pulisco la lavagna e eccoci qua, praticamente vedi che il corpo di questa seconda candela verde è stato contenuto nel corpo della prima, quindi questo è un pattern di inversione, quindi lì praticamente c'è sia quell'hammer sporco, poi c'è quell'inside, la candela successiva chiude sopra, quindi può aver senso un eseguito long, ok? A me quello che non fa impazzire di questo pattern è l'orario, nel senso qua c'è l'inside, ok, c'è il fatto che qua ha chiuso sopra, c'è la corrispondenza con un livello di supporto che è rappresentato dal pivot point, quindi tutte cose che vanno a favore di questo potenziale long. Non mi piace questo orario dove tendenzialmente c'è poca volatilità. Ecco, se dovessi prendere un eseguito di questo tipo, le probabilità che il prezzo da qua a domani alle 7 rimanga lì sono davvero enormi. Ecco, se questo pattern si fosse verificato alle ore 14 per dirvi, sicuramente la logica sarebbe stata diversa e avremmo premuto il buy sulla nostra piattaforma, ok? Bene, perfetto. Bene, 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 ottimo, mi piace anche questo spunto operativo. Io vi ricordo anche prima di chiudere i nostri contatti in alto a destra sul sito, contattateci 800 148 261, il nostro numero verde info@squisco.eu, la chat, la possibilità di interagire con noi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, live chat per chiedere informazioni sui nostri servizi. Quello che mi piace fare è costruire comunque delle classi di lavoro. Ora questo è un concetto che stiamo facendo, quindi vedete,
nostri prossimi webinar quali sono? Ve l'ho detto 100.000 volte, quindi il prossimo sarà martedì alle ore 11 e stiamo costruendo delle classi su grid anti-grid. Questo è un sistema di trading automatico, è un discorso molto approfondito a disposizione solo per clienti. Perché facciamo questi seminari solo per clienti? Perché abbiamo fatto un seminario poco tempo fa, poche settimane fa, a Bologna e Roma, dicevamo chi è già nostro cliente o che tira il conto in queste 2 giornate avrà accesso esclusivo, cioè quindi abbiamo creato delle classi apposta per approfondire un concetto molto interessante. Ok, quindi adesso saremo a Verona e Padova, poi chi diventerà nostro cliente o chi è già nostro cliente avrà accesso a queste classi riservate, semplicemente perché? Perché il percorso formativo è gratuito, il nostro conto di base è gratuito, cioè non ha costi di mantenimento, di apertura o di chiusura, quindi l'unica cosa che si chiede per accedere al 100% a tutti i servizi di Swissquote è quello di avere un conto con noi, poi è normale che c'è chi ci mette 100.000 euro, c'è chi mette 100 euro, quello è relativo, l'importante è iniziare, l'importante è fare trading, l'importante è partecipare, condividere idee, che è un discorso che mi piace molto e così si cresce insieme. Ok, quindi per chi ancora non l'avesse fatto, su Swissquote.it, il nostro sito, si va a compilare il form, apri un conto, ci si impiega 5 minuti, poi ci dovete inviare via mail 2 documenti come carta d'identità e bolletta, apriamo il conto e vi diamo i codici per accedere sulla piattaforma, poi disponete il primo versamento che può essere fatto con bonifico, Skrill con portafoglio elettronico oppure carta di credito. Perfetto. Io vi ricordo che tutte le informazioni fornite e tutti i seminari sono sempre riservate, diciamo a scopo didattico, ecco, quindi poi è sempre bello condividere idee di trading e vi ricordo che anche i servizi di trading su CFD e Forex comportano un elevato livello di rischio, per quello che infatti si va anche a compilare il form online. Quando voi compilate il form online, di fatto vi viene chiesto il vostro grado di conoscenza, eccetera, e poi noi tendenzialmente chiamiamo sempre tutti anche per assicurarci che il concetto di margine, eccetera, sia assolutamente chiaro a tutti. Se ancora non fosse chiaro, invece di rimanere all'oscuro, andate sul nostro sito, in basso a destra c'è il link di YouTube e vi consiglio questa playlist. Vedete, video didattici, sono proprio video base, ecco, quindi tendenzialmente sono quelli che vi consiglio di vedere assolutamente. Ok, poi tra l'altro abbiamo appena lanciato un ebook, quindi chi fosse un neofita, chi volesse conoscere le basi del trading, ci può contattare 800 148 261 info@swissquote.eu per richiederlo, saremmo poi felici di mandarvi proprio questo PDF che è davvero fatto bene ed è davvero molto interessante, vi spiega davvero già molto. Bene, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona serata e buon trading. Clicchiamo su cancel. Login. Allora,